firmato il patto strategico per lo sviluppo della Bassa Romagna. Alla presenza del presidente della regione Stefano Bonaccini, istituzioni, associazioni di categoria, scuole, sindacati, ordini professionali hanno siglato l'intesa per il futuro dei 9 comuni dell'Unione. Un documento che definisce le azioni prioritarie e gli obiettivi territoriali, fondati in particolare nel migliorare l'attrattività di imprese e turisti, la sostenibilità e l'innovazione, puntando su qualità del lavoro, welfare, scuola, con gli studenti considerati risorse sulle quali investire, cultura, ambiente, sicurezza e legalità. E sostanzialmente ci siamo mossi in linea, in coerenza con quello che è il nostro programma di mandato, quindi i tre assi fondamentali su cui abbiamo costruito anche questo patto sono quelli dell'attrattività, della sostenibilità e dell'innovazione, quindi fare della Bassa Romagna un territorio attrattivo per chi decide di investire e di sviluppare qui il suo progetto di vita, fare della Bassa Romagna un territorio sostenibile, soprattutto dal punto di vista ambientale e della coesione sociale, e innovare le nostre politiche pubbliche attraverso strumenti come questo patto. Avete sottolineato anche la parola legalità, purtroppo in questo periodo l'infiltrazione, diciamo anche mafiosa, si sta facendo sentire anche nei territori della Romagna. Assolutamente, dobbiamo tenere molto alta l'attenzione a questi temi e abbiamo parlato di legalità pensando a come un territorio, mettendo al centro questo tema e mettendolo al centro di tutte le proprie politiche, può creare veramente gli anticorpi più forti per riuscire a respingere ogni tipo di tentativo di andare contro la legalità, contro il rispetto delle regole e delle normative. Deve essere tutto il territorio, anche qui, una responsabilità collettiva che aiuta veramente a respingere questi comportamenti. Nel suo intervento il Presidente Bonaccini ha sottolineato degli investimenti importanti per la Bassa Romagna, le due direttive principali, la statale 16 Adriatica e la 16 che sono tangenti al vostro territorio, però sono fondamentali. Sì, è chiaro che il tema infrastrutturale ci tocca particolarmente perché il territorio provinciale in generale, ma anche la Bassa Romagna, sono sicuramente carenti da questo punto di vista, quindi tutti gli investimenti che possono aiutarci a collegare meglio il nostro territorio con le principali direttive, penso soprattutto al completamento del corridoio adriatico, compreso poi anche tutti gli investimenti che sono stati finalmente sbloccati sul porto di Ravenna, credo che possano consentire anche alla Bassa Romagna di potersi giocare il proprio ruolo in termini di protagonismo e di capacità di attirare appunto investimenti e competenze anche appunto nei nostri comuni. Intanto c'è la soddisfazione di veder replicato un tipo di modalità di lavoro che abbiamo condiviso già nel luglio del 2015, quindi quasi 3 anni fa, quando da pochi mesi arrivato alla presidenza della Regione Emilia-Romagna io firmai con tutte le parti sociali quel patto per il lavoro che al 2020 decise dove investire 15 miliardi di euro, che sono già diventati 17 perché siamo stati virtuosi, che ha indicato nelle manifatture, nella cultura, nei saperi, nel turismo i pilastri di una nuova crescita sostenibile, che contribuisce ad essere questa regione la prima da 4 anni per crescita in Italia, prima per export, per tasso di attività, per occupazione femminile. C'è ancora molto da fare. Il nostro obiettivo è arrivare a dimezzare quella disoccupazione che trovai al 9% e portarla entro il 2020 al 4-5%, che vorrebbe dire che se hai voglia di lavorare il lavoro lo trovi, perché per noi lavoro è dignità delle persone e quindi è la nostra ossessione. E questo patto firmato da tutti gli attori del territorio oltre che dagli amministratori locali è secondo me particolarmente giusto ed intelligente, perché cerca di mettere insieme competenze, idee, professionalità per un territorio che, per quanto piccolo, si pensa più in grande di quello che è. Oggi per competere nella globalizzazione la dimensione fa la differenza, e dentro una regione Emilia-Romagna o ad una Romagna che stanno lavorando per garantire di tornare alla piena occupazione e soprattutto una qualità della vita che sia all'altezza con le aspettative dei nostri cittadini, che la Bassa Romagna si renda protagonista di un lavoro condiviso che mette insieme il mondo del lavoro, delle imprese, degli enti locali, delle professioni, della cultura, della scuola, è secondo me giusto, perché va nella direzione di provare insieme a fare un lavoro che raddoppi gli sforzi, perché, ripeto, vogliamo il prima possibile tornare a una regione nella quale, se vuoi lavorare, il lavoro ti è garantito.